Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata di Piacere e Sapori. Oggi con le nostre telecamere ci troviamo a Gioia Tauro, un comune di circa 20.000 abitanti facente parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Da sempre è un centro commerciale, agricolo ed industriale ed è di notevole importanza come polo economico, non solo per le colture della piana, ma anche per la presenza del porto, uno dei più grandi del Tirreno, dove ci sono notevoli traffici commerciali che sfociano nel Mar Mediterraneo. Bene, partiamo subito con la vetrina paesaggistica del posto. In piazza con noi scopriremo la Calabria. Gioia Tauro, comune della città metropolitana di Reggio Calabria che costa circa 21.000 abitanti, centro agricolo, industriale e commerciale che si affaccia nel Mar Tirreno e dà il nome al golfo e alla piana omonima. La piana di Gioia Tauro è, grazie alle bonifiche del XIX e XX secolo, la più fertile della regione. Gioia Tauro ha origine dalla Magno greca Metauros, sorta intorno al VII secolo sull'altopiano coincidente con l'attuale centro cittadino, la cui esistenza è stata confermata in numerose campagne di scavi. I reperti archeologici rinvenuti sono custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo Metauros cittadino e presso il Metropolitan Museum di New York, qui giunti probabilmente a causa della dispersione nel mercato antiquario americano sul finire dell'Ottocento con l'arrivo di un'ondata imponente di migranti da ogni parte della Calabria. La città vantava una vivace produzione artigianale di ceramiche, bronzi, anfore attiche e corinzie e si distingueva anche per una fervida attività culturale. Nel 630 a.C. vi nacque il più grande lirico greco, Tisia, detto Stesicoro. Monumenti e luoghi di interesse a Gioia Tauro. Dell'antica Metauros si è presunta l'acropoli e sono stati scoperti i ruderi di una casa romana del II secolo d.C., come pure quelli di un tempio greco, di un acroterio rappresentante un gruppo equestre fittibile databile 490-480 a.C., di alcuni skifos calcidesi, nonché numerose monete, anfore, coppe, lucerne, vasi corinzi, ionici, attici e romani. Di grande rilievo è stata la scoperta della necropoli durante le campagne di scavi. 1850 tombe, la più vasta del meridione d'Italia. Pochi monumenti antichi visibili, il borgo medievale Piano delle Fosse, ove spiccano il Palazzo Municipale, il Palazzo Baldari, oggi biblioteca mediateca e centro conferenze, il Palazzo della Principessa di Gerace, oggi Tripodi, la Chiesa Cattedrale di Sant'Antonio e la prima e minuscola chiesa del borgo del secolo XI. In Piazza Municipio v'è la tipica fontana settecentesca detta Utricanali. In Piazza Duomo spicca la figura neoclassica della chiesa matrice, il Duomo appunto, a cui interno vi sono pregevoli opere d'arte dell'Ottocento e recenti vetrate artistiche policrome. I palazzi del secolo XVIII e XVII di Via del Commercio, di Via Roma e lungo la Piazza dell'Incontro. Parlando appunto del Borgo Geolia, il Piano delle Fosse, l'antico centro storico, è il centro storico di Gioia, la sua storia è la storia del territorio della Piana del Tauro, è la storia di una condizione umana e sociale. A un osservatore che si pone sull'aspromonte, il territorio della Piana appare come un mare di verde intenso e fitto, che scende da 500 metri di altitudine fino al mare Tirreno. Il mare di Gioia, per la felice posizione geografica naturale, fu sempre sbocco di imbarco e sbarco di merci. Infatti sono stati trovati alla foce del fiume Metauros ancoraggi, anfore e altri utensili che testimoniano come nel passato, fin dal periodo neolitico, esistessero rapporti commerciali con le isole Eolie e con le coste dei paesi che si affacciavano sul Mediterraneo. Gioia ha origini nobili, nasce dall'antica Metauria, una città fondata dai greci calcidesi nel VI secolo a.C. e successivamente fu colonia greco-locrese. La località fu ambita dai greci non solo perché si prestava alla costruzione del porto e presentava un ricchissimo e fertilissimo entroterra agricolo, ma anche perché rappresentava uno sbocco nel Mar Tirreno.
Il borgo, intanto, ancora una volta divenuto polo di accentramento della produzione agricola, non solo della piana, ma di tutta la zona tirrenica, tentava di sopravvivere, difendendo i raccolti, e per custodirli furono create delle fosse nel sottosuolo per i cereali e per la conservazione dell'olio. Da qui la denominazione del borgo, volgarmente Chiano di Fossi, Piano delle Fosse. Tradizioni e feste paesane, in piazza con noi. Bene, adesso ci spostiamo da un mastro dolciario, un'eccellenza del settore, dove per la prima volta entreremo con le nostre telecamere nel suo laboratorio e ci farà vedere i prodotti dolciari artigianali, tra cui la pasta di mandorle, ma anche la realizzazione di una buona granita. Ma non solo, andiamo! Cucina paesaggistica di Gioia Tauro, adesso parliamo di dolcezza e lo facciamo insieme al mastro dolciaio Salvatore Ravese, che andiamo subito a raggiungere mentre lo troviamo che sta lavorando. Bene, cosa stiamo realizzando visto che parliamo di dolcezza e lo facciamo proprio nel posto giusto? Questa praticamente è la classica pasticceria secca. È una pasticceria a base di mandorla antichissima, proviene sicuramente dalla Sicilia, perché le mandorle sono siciliane, ma noi in Calabria facciamo una bella produzione. Praticamente quello che noi usiamo sono delle mandorle italiane, o siciliane o pugliesi. Vengono raffinate nella nostra raffinatrice, poi vengono impastate con albume. Gli ingredienti principali che abbiamo sono solo mandorle, zucchero, miele e albume. E poi facciamo i classici gusti che, a seconda del territorio, mettiamo gli aromi in pasta, diciamo bergamotto in pasta, arancio in pasta, mandarino in pasta. Bene, noi appena siamo entrati con le nostre telecamere abbiamo proprio percepito questo profumo, un profumo inconfondibile, questo della mandorla lavorata. Vedo che ha anche una certa dimestichezza, anche a fare coreograficamente il dolcetto, che poi si andrà a... vediamo che la moglie lo sta andando a completare, realizzando, mettendo poi delle ciliegie. Vengono decorate secondo poi le forme che facciamo, gli diamo un po' anche il gusto, perché secondo la forma e il frutto che mettiamo dentro abbiamo un gusto diverso. Infatti questi qua sono con delle amarene all'interno, in cui noi andiamo a decorarli con della pasta aromatizzata all'amarena, dando una forma un po' particolare. Andiamo a realizzare un fiore di sopra. Sì, infatti questo tipo di pasticcino l'abbiamo chiamato Marinella, che prende il nome di mia figlia Maria e di mia moglie Antonella. Che bello questo. Questi dolci vengono adoperati per lo più nel periodo, penso, dei matrimoni. Adesso con la riapertura della stagione dei matrimoni, questi sono fatti come augurio. Sì, vengono usati per tutti i tipi di ricorrenza, ma negli ultimi tempi vengono anche per ospitare i migliori ospiti, le migliori cene, i migliori pranzi, e vengono poi addolciti alla fine con un pasticcino secco e un bel bicchiere di prosecco oppure di un buon vino. Quindi la pasta secca in tutti gli eventi comunque c'è, e poi la si va a personalizzare, come stiamo notando qua, sì, col maestro Salvatore Ravese, maestro dolciaio, con questa realizzazione per l'appunto di questo fiore che ha dato il nome sia della figlia che della moglie. In questo mestiere dobbiamo mettere la prima cosa passione e amore, perciò per ogni cosa che si fa si pensano sempre alle persone che sono sempre più vicino a te e che mi seguono nel mio cammino, e penso che i miei figli e mia moglie sono stati i principali aiuti in questo cammino. I perni principali, le colonne portanti. Ma parliamo anche, conosciamo un po' Salvatore Ravese mentre continua a lavorare. Da quanto tempo è in questo settore? Allora, io da piccolino, proprio avevo quasi 8 anni che iniziai a vedere i grandi maestri. Ho avuto la fortuna di vedere i maestri antichi lavorare la pasticceria antica.
perché adesso siamo in una pasticceria un po' più tecnologica, con i mezzi che abbiamo si possono fare molte cose. Una volta invece la pasticceria era un po' ristretta e io ho avuto la fortuna di vedere lavorare queste grandi maestre che mi hanno tramandato alcune tecniche che oggi servono anche ai miei figli. E praticamente avevo 8 anni, poi a 20 anni nel 93 incominciai insieme adesso mia moglie, che eravamo fidanzati, a avere un'idea di fare qualcosa di nostro. Abbiamo rinunciato, molte rinunce, diciamo, abbiamo dato il nostro matrimonio, molte cose, e abbiamo investito quei pochi spiccioli, li abbiamo investiti per fare un piccolo laboratorio. E siamo adesso quasi 29 anni che lavoriamo insieme, con molta fatica, sacrifici, rinunce, perché essere artigiano, essere pasticcere significa anche molte rinunce. Feste mancate con i familiari. Quando gli altri si divertono, voi lavorate. Noi prepariamo i loro divertimenti. Il Natale, noi prepariamo il Natale degli altri. Noi magari il Natale lo facciamo il giorno dopo. Non solo paste di mandorle, ma anche gelati, granite. E ora noi ci spostiamo e andiamo a parlare con Pierluigi Ravese, il figlio, e vediamo che cosa sta realizzando. Col maestro Pierluigi andiamo a vedere come si realizza la granita artigianale, come si faceva una volta, e andiamo a vedere anche che gusto andiamo a realizzare. Sì, oggi andiamo a realizzare una granita al limone, artigianale a chilometro zero, partendo da un'infusione di basilico, zenzero e limone, tutto a chilometro zero, e siamo andati a sostituire lo zucchero con del miele prodotto qui in Calabria, un miele di Sulla. Adesso iniziamo con mettere il miele in infusione con del bergamotto, per restare sempre in tema chilometro zero. Prodotti territoriali. Territoriali, esatto. Okay. In infusione quanto deve stare il basilico, zenzero e il bergamotto? Generalmente è sempre consigliato un paio di ore per rilasciare tutti gli oli essenziali del limone, le sostanze organolettiche del basilico, tutto il resto che si va a mettere. Una bella grattatina di bergamotto che dà abbastanza sapore. Oltretutto questa granita è abbastanza dissetante, visto il periodo anche del caldo che comincia. Esatto, molto dissetante, molto antiossidante, visto che comunque troviamo zenzero, troviamo il basilico, che sappiamo tutti i benefici che danno al corpo, soprattutto in questi periodi abbastanza afosi che stiamo affrontando. Poi il sostituire lo zucchero con il miele, andiamo a riguardare un po' anche l'aspetto della salvaguardia del pianeta, così andiamo a rafforzare ciò che è la salvaguardia delle api, che in questo momento magari stiamo un po' perdendo, ecco. Stanno un po' soffrendo. Esatto, stanno un po' soffrendo, quindi le facciamo lavorare teoricamente un po' di più per la produzione di questi mieli. E salvaguardiamo l'ambiente proprio per i bambini, visto che anche Pierluigi ha un bambino meraviglioso. Di quanti anni? Un anno compiuto qualche giorno fa, sì. Quindi andiamo ad amalgamare il tutto, facendo rilasciare gli oli essenziali del bergamotto all'interno del miele. E già si sta sprigionando un profumo, sì, che esatto. Solo noi lo possiamo sentire, le nostre telecamere. Esatto, no? Esatto, si inizia a sentire tutti gli odori che abbiamo messo, anche perché il miele di Sulla ha una caratteristica di essere in odore e in sapore, quindi andiamo ad aggiungere solo della dolcezza, non alterando poi il gusto della nostra granita. Io a inizio puntata, quando siamo proprio arrivati qua al laboratorio del maestro Ravese, ho detto che parlavamo di dolcezza, e quindi lo stiamo facendo, perché queste sono solo dolcezze che in questo periodo particolare noi andiamo a degustare. Esatto, adesso andiamo a mettere il miele aromatizzato al bergamotto, in questo caso, all'interno della nostra infusione. Questa non è solo uno, è uno dei gusti, è uno però. Dei gusti, sì, abbiamo creato per l'occasione, per chiamare un po' il nostro territorio in causa, anche perché abbiamo dei prodotti bellissimi che, se riusciamo ad utilizzare per bene, hanno tantissime capacità, sì. Una volta inserito qui, andiamo a farlo sciogliere nell'infusione. E questa è la vera granita artigianale, come la si faceva una volta,
che in questo caso con questo gusto specifico va veramente a dissetare, perché va a rilasciare tutti questi profumi, questi odori, questi piaceri e sapori in questo caso, proprio per ritornare alla nostra puntata, che va a sprigionare. Sì, adesso infatti si iniziano a sentire un po' tutti i sentori del basilico, dello zenzero, che non devono coprire ma devono arrotondare un po' il sapore della granita finale. Ok, abbiamo preparato l'infuso con lo zucchero, quindi siamo pronti allo sciroppo. Qui abbiamo pronto lo sciroppo, adesso andiamo a spremere qualche limone per inserirlo dentro. Lasciamo in infusione adesso un po' lo sciroppo con tutti gli ingredienti. Nel frattempo andiamo a tagliare qualche limone da inserire all'interno. Sempre limoni di Reggio Calabria, cioè chilometro zero, e abbiamo utilizzato anche il bergamotto, che è di Reggio Calabria, uno unico nel suo genere, anche perché è difficile da imitare in altre regioni. È da trovare in altre regioni. Adesso andiamo a spremere qualche limoncino, così da dare il gusto effettivo alla granita. Proprio la stiamo realizzando, esatto, proprio esatto. Artigianalmente. Esatto. Sì. La miglior cosa è proprio questa, realizzarla a chilometro zero, perché quando mangi una granita di limone, non al sapore di limone, mangi una granita di limone. Per questione di tempistica abbiamo già spremuto qualche limone in più poco prima. Andiamo ad aggiungere il tutto qui e poi andiamo a filtrare per avere un gusto abbastanza liscio e omogeneo, senza sentire noccioli o altre cose. Quindi partiamo da... utilizzando il classico colino. Classico colino, sì. Andiamo a filtrare il tutto togliendo l'eccesso. Abbiamo tutto puro limone. Tutto limone fresco. È ok. Ok. E andiamo anche a filtrare l'infuso, lo sciroppo che abbiamo preparato poco fa, dove abbiamo inserito il basilico, che si riesce a vedere, le bucce di bergamotto di Reggio Calabria, dello zenzero e il miele sostituito allo zucchero. Okay. Il nostro operatore sta riprendendo e sta facendo vedere quello che c'era, esatto, sì, a infusione. Quello che alla fine abbiamo messo tutto in infusione circa un'oretta fa, per far rilasciare tutte le sostanze, i sapori di questi prodotti. Ok, adesso abbiamo la granita che è finita. Questa è, diciamo, la granita, manca solamente il passaggio della mantecazione, di creare i cristalli di ghiaccio, e siamo pronti per assaggiarla. Ed ecco la granita bella e pronta. Esatto, adesso l'abbiamo fatta ghiacciare un po' in macchina e la granita si è, diciamo, cristallizzata con i suoi cristalli di ghiaccio. E nel frattempo mia sorella la sta servendo, diciamo, sta facendo vedere come generalmente noi serviamo le granite una bella coppa. Esatto, sì, una bella coppa. Quando fa abbastanza caldo è molto piacevole mangiarla così al vetro, accompagnata naturalmente da una buona brioche col tuppo alla siciliana, però fatta qui da noi. Perché questo è il tutto. Prego. Ed ecco la granita bella e pronta. La pasticceria Ravesi a conduzione familiare, ognuna ha un suo ruolo. Prima abbiamo parlato con Pierluigi, il figlio di Ravesi, adesso parliamo con la moglie Giovanni. Andiamo a vedere che cosa ci sta realizzando alle nostre telecamere. È una torta moderna con all'interno 7 strati, dal croccante del crumble ai diversi strati di mousse che ha al suo interno, per finire con una glassa al cioccolato fondente al 75%. Bene, per questioni di tempistica già è stata raffreddata, e allora procediamo subito alla realizzazione. Sì, posso... Prego. Andiamo infine a lisciare il tutto, così da rendere la glassa omogenea e fine sulla torta. Ok. Ecco, a me sempre quando
cadeva bello questo cioccolato, questo fondente come l'abbiamo chiamato, mi ha sempre appassionato, perché dopo bello si va a riempire tutta la torta e poi, come dice Giovanna, andiamo a lisciare un po' il tutto con la gratella. Sì. E per finire cosa andiamo? Andiamo a mettere in questo caso le granelle di amaretto, ma se si potrebbe utilizzare anche altro come decorazione. Noi utilizziamo la granella di amaretto e poi per finire un po' di frutta per abbellire il tutto con la nostra targhetta Garden. Questa ad esempio è il prodotto già finito con la targhetta, la lasciamo così in modo che se c'è un compleanno o un evento possiamo scrivere di sopra una frase o un qualcosa che vuole il cliente stesso, oppure può essere anche degustata così da dessert dopo cena, anche perché non è molto pesante come dolce, ma è abbastanza leggero. Quanto si deve uscire, diciamo, per la degustazione? Quanto tempo prima? Diciamo che adesso che fa abbastanza caldo, una mezz'oretta prima è l'ideale, altrimenti quando ci sono magari le giornate fredde, meglio un'oretta o comunque metterla magari in frigorifero, così si gusta al taglio, dipende anche come la si vuole gustare. Ma ci sono eventi particolari che viene richiesto oppure si può degustare ogni volta che la si vuole? Sì, ogni volta che la si vuole, generalmente è una specialità che teniamo sempre nelle nostre vetrine, quindi la possono trovare ogni qualvolta lo desiderano. Ecco l'intera famiglia ravese al completo qua nel laboratorio. Intanto ringraziamo al Salvatore per averci ospitato con le nostre telecamere di Piacere e Sapore e aver fatto scoprire ai nostri telespettatori tutte queste dolcezze. Abbiamo parlato di pasta di mandorle, abbiamo parlato di dolce, abbiamo parlato di granita, come si realizza una granita artigianale con Pierluigi, e adesso siamo davanti a una bella coppa di gelato, perché anche il gelato è fatto in modo artigianale. Certo, soprattutto il gelato artigianale, e come ripeto sempre a dire, con degli ingredienti del territorio, e perché noi siamo andati alla ricerca di ingredienti per produrre sempre un gelato con le tecniche italiane, perché il gelato è italiano, quindi non ce lo può togliere nessuno, il gelato italiano è solo gelato italiano, ce lo invidiano tutto il mondo, e noi anche come associazione cerchiamo in giro di far conoscere questa tecnica della mantecazione, dell'aria che viene assorbita, perché un gelato artigianale deve avere, se noi pesiamo un chilo di gelato artigianale sciolto, deve essere sempre un chilo di gelato, non dobbiamo vendere aria. Quindi comprando una coppa artigianale, un gelato artigianale, andiamo a comprare del gelato di ottima qualità. I gusti naturalmente sono tanti che si vanno a trovare. I gusti sono infiniti, secondo la pasticceria, secondo il tuo cavallo di battaglia, secondo sia la tecnica del gelatiere, sia la fantasia che ha, può fare di tutto e di più. L'importante è avere una base su cui fare un gelato di qualità. Latte di prima scelta, latte fresco, zucchero, frutta oppure delle paste di alta qualità. Ecco questo. Io so che è un cavallo di battaglia come gusto, lo vogliamo dire? Proprio con i prodotti del territoriale. Noi ci piace giocare un po' sulla frutta del territorio, sugli agrumi. Noi abbiamo come cavallo di battaglia, abbiamo il nostro Gioia Mia, che facciamo tutto l'anno, che è praticamente una macerazione di mandarini con delle zeste di mandarine anche farcite di fuori. Ma non solo quello, come detto ci piace giocare, perciò facciamo molti gusti allo zenzero, al mandarino, all'arancio, al bergamotto, tutto quello che si tratta degli agrumi calabrese, perché la nostra passione, come il nostro paese, noi rappresentiamo non solo Gioia Tauro ma anche la Calabria, quindi gli agrumi devono fare da padrona su ogni nostro gusto di gelato. Bene, e noi prima di ultimare non rimane altro che far vedere la ciliegina sulla torta, un'ultima chicca, quindi ora noi ci spostiamo e andiamo a vedere di che cosa si tratta. E ora dopo il lavoro tocca un break e mi sto facendo fare un buon cappuccino da Roberto adoperando la tecnica latte art.
cose. Ora stiamo passando alla realizzazione che Roberto sta facendo. Ecco, degustare un buon cappuccino non è solo il buon latte, la buon crema, il buon caffè, ma anche l'andare a creare questa coreografia che va anche, diciamo, ad addolcirci. Roberto, cosa abbiamo creato? Un orso. Abbiamo creato un orso usando la schiuma del latte e il caffè. È molto difficile questa tecnica? No, con un po' di pratica si può riuscire molto facilmente ad elaborare anche disegni o immagini più complicate, più complesse di queste. Bene, e adesso io vado a degustarmi il buon cappuccino fatto con l'orso. Ricevimenti, convegni e meeting, banchetti di nozze, pedana sul mare. Palazzo Cratais, lungomare di Scilla, Reggio Calabria, www.cratais.it. Packaging amplia i suoi orizzonti anche in campo dolciario professionale, dando la possibilità a qualsiasi tipo di clientela, dai professionisti pasticceri alle casalinghe, di poter ideare e realizzare i propri dolci con tantissime decorazioni, creme ed accessori. Sito in via Nazionale 18, Gioia Tauro. Seguiteci sui social Facebook ed Instagram. D&D Carta. Giorno più bello della tua vita, atelier legato alta moda, passione, estro ed eleganza, affinché il tuo sogno diventi realtà. Viale Roccola Russa numero 8, Villa San Giovanni. Domenico Bonfiglio, parrucchiere, via Garibaldi 28 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Telefono 0965 79 54 12.
D&D Carta, leader nel settore del packaging, amplia i suoi orizzonti anche in campo dolciario professionale, dando la possibilità a qualsiasi tipo di clientela, dai professionisti pasticceri alle casalinghe, di poter ideare e realizzare i propri dolci con tantissime decorazioni, teme ed accessori. Sito in via Nazionale 18, Gioia Tauro. Seguiteci sui social Facebook ed Instagram. D&D Carta. MZ Marmi di Massimo Zavaglia nasce nel 1994 dalla consolidata esperienza dell'attività di famiglia. Massimo Zavaglia consolida l'azienda acquisendo nuove tecnologie con tecniche di lavorazione innovative che garantiscono un'alta resa della qualità in tempi brevi. MZ Marmi si occupa della lavorazione di marmi e graniti, da sempre considerati materiali pregiati per l'arredamento della propria casa, per i rivestimenti dei bagni, pavimenti e scale. Produce inoltre originali rivestimenti di caminetti realizzati su misura in base alle esigenze del cliente. MZ Marmi mette a disposizione del cliente la propria pluriennale esperienza nel settore per un prodotto di alta qualità sempre diverso e unico. MZ Marmi si trova in corso Francesco Sofia Alessio 13 a Taurianova. Telefono 0966 611080. Sito internet mzmarmi.it. Ghiacciato, capo, l'amaro del capo, l'amaro più amato. Bene, noi ci troviamo in una piazza storica di Gioia Tauro, la piazza Tre Canali, e adesso ci spostiamo perché andiamo a parlare di pane, il profumo da sempre che è sinonimo di famiglia, di casa, di convivialità, e lo facciamo con due giovani imprenditori dove non parleremo solo di pane ma anche di prodotti da forno. Gioia Tauro è ricca di tradizione, noi siamo all'interno di un panificio che abbiamo definito l'officina del gusto, dove da sempre la tradizione viene mandata avanti grazie ai titolari, due fratelli che noi ora andiamo a conoscere e a scoprire il perché. Uno dei fratelli, andiamo a scoprire la passione per quest'arte, l'arte bianca che è tanto sacrificante. L'idea di aprire il panificio nasce nel 2016 da un impulso di mio fratello Valentino, perché praticamente un giorno tornando dal lavoro mi dice: Lele, dobbiamo aprire un panificio. Ho detto: io, ma sei matto? Io di arte bianca non capisco nulla, perché io praticamente venivo da un mondo completamente diverso, perché mi occupavo di consulenze. Di conseguenza mi ha detto: lui, guarda, puoi impararla col tempo, magari con l'esperienza. Quindi mi tuffo in questa nuova esperienza. Mi coinvolge talmente tanto che sposo l'idea appieno di Valentino di aprire questo panificio. Apriamo questo panificio nel 2016 e ovviamente da autodidatti, perché siamo partiti così da autodidatti, siamo riusciti a raffinare talmente in maniera certosina questo metodo di lavoro che l'abbiamo portato ad uno schema di lavoro dove i miei ragazzi tutti oggi facciamo parte di una grande squadra. Quindi abbiamo sposato il metodo dell'arte bianca tradizionale, portandolo all'arte bianca tradizionale moderna, quindi con metodi di innovazione, con ferme lievitazioni, con lievitazioni controllate, impasti a lunga maturazione. E quindi mantenendo così, però, le tradizioni, ricordiamo, radicati alle tradizioni. Quanto sono importanti le farine e quante tipologie di pane fate? Noi oggi siamo in grado di fare oltre 13-14 tipi di pane non miscele, quindi vari grani tipo 1, macinato a pietra tipo 2, poi lavoriamo con 5 cereali, con grano saraceno, facciamo il pane di segale, quindi con un tipo di miscelazione che viene fatta la sera prima.
e riusciamo a tirare fuori questo tipo di pane che è molto 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 bello. No, anche perché la clientela è molto più esigente adesso. Sì, le abitudini del cliente sono cambiate ovviamente, quindi si va tantissimo sui tirani che sono stati riscoperti da poco, quindi grani saraceno, camut, il farro monococco, insomma sono delle varietà che erano sconosciute fino a qualche anno fa e oggi noi li stiamo portando direttamente nel nostro punto vendita. Gabriele, parliamo di pizzeria e gastronomia. Allora, per quanto riguarda la pizza, noi gestiamo praticamente con un metodo a conservazione 24-48 ore. La pizza che ovviamente che va di più qui nel nostro territorio è quella chiamata comunemente ortolana, che non è altro che quella con la peperonata, peperoni, patate, melanzane, che racchiude tutti i sapori del territorio. Quindi questa è una dei... Un cavallo di battaglia. Sì. E poi invece parliamo di gastronomia, cosa fate? Gastronomia facciamo tantissimi prodotti, oltre 12-13 articoli, ma uno di quelli che è più in voga è la polpetta di melanzane, giusto per citare sempre nuovamente il territorio, facciamo la polpetta panata con pan grattato fresco, ovviamente macinato da noi, melanzane, mozzarella e formaggio e prosciutto, che è uno dei prodotti che è veramente venduto tantissimo nella mia azienda. E che si fa come una volta. Sì, ovviamente. Quello il nostro operatore mantiene sempre quelle che sono le vecchie origini. Bene, andiamo a conoscere l'altro fratello, Valentino, colui che è stato l'artefice dell'apertura di questo panificio e dedicarsi per l'appunto all'arte bianca, a un mestiere così antico come quello del pane. Bene Valentino, andiamo a spiegare un po' la lavorazione del pane e quante tipologie di pane abbiamo. Allora, abbiamo tantissime tipologie di pane, dal nostro prodotto il pane casareccio, che è un nostro prodotto di nicchia, e poi abbiamo la torta di segale, che è un pane che viene fatto con lievito madre di segale, viene impastato la sera prima e lavorato il giorno dopo e ci dà il risultato della torta di segale. Poi abbiamo anche il panino al burro, che è un panino, è uno dei nostri panini più venduti ed è una ricetta nostra antica. Poi col casareccio variamo anche tantissime forme, dalla pagnottella casareccia alla forma di biscotto, alla forma di ciambella e anche la domenica ai pani da 15-20 kg come pezzatura grande per poter mantenere un prodotto più morbido nel tempo. L'arte del pane dei fratelli D'Agostino, trovate pane, panini, pizze, focacce, rosticceria e gastronomia da forno. Ci trovate a Gioia Tauro, via Nazionale 18 302, seguiteci sui nostri social Facebook e Instagram. Ci troviamo insieme alla dottoressa Carmen Moliterno, vice sindaco di Gioia Tauro. Come si sta preparando il comune di Gioia Tauro ad accogliere i turisti, visto che siamo in piena estate?
Sì, grazie mille. Gioia Tauro sta affrontando quest'anno, dopo la pandemia che purtroppo sembrava sconfitta ma ancora è qui tra noi, ma ci stiamo rialzando naturalmente, perché mi auguro che il peggio sia passato, e quindi quest'estate Gioia Tauro sta rinascendo. Stiamo puntando tanto sul turismo, infatti come potrete vedere le nostre spiagge sono pulitissime, abbiamo le spiagge più grandi e quindi della costa Viola, quindi si può giocare a pallavolo, si può venire qua, stare insieme con gli amici, perché ripeto, la spiaggia è stata pulita, ci sono le docce, ci sono i lidi sul lungomare che quest'anno hanno delle bellissime proposte naturalmente per l'accoglienza dei turisti che verranno, e anche noi come amministrazione ci stiamo organizzando. Infatti è già partita la prima serata, ma il mese di luglio abbiamo le scuole di danza che in questo periodo sono state ferme, finalmente noi vi ripartiremo con tutte le scuole di danza gioiesi e faremo delle serate che hanno organizzato loro, quindi tutto il mese di luglio sarà un mese di luglio danzante. Dopo questo periodo un po' particolare si ha voglia di rinascita, si ha voglia di ricominciare a vivere, di vivere perlomeno assai fuori, all'aperto. Quindi Gioia Tauro, con queste bellissime spiagge, con questo mare cristallino, queste spiagge oserei dire paradisiache, si sta preparando bene. Sì, infatti abbiamo l'acqua del mare in questo periodo è spettacolare, sembra una piscina, quindi proprio davvero invito le persone a venire, perché merita davvero, davvero tanto. Ripeto, non solo la spiaggia ma anche questo mare bellissimo, questo mare cristallino, ma dietro c'è tutto un lavoro da parte dell'ufficio tecnico, dell'assessore all'ambiente, che si stanno adoperando proprio per rendere questo mare il più fruibile possibile. E poi io questo lo porto avanti già da tanto tempo, noi siamo partiti con il Maggio dei Libri quest'anno finalmente in presenza, e il Maggio dei Libri che come filo conduttore ha avuto la presentazione di questi libri, che ripeto, come filo conduttore ha avuto la bellezza di quella che è la nostra terra, quindi ognuno di questi libri ha parlato di quella che è la bellezza di Gioia Tauro, di quello che sono le bellezze della nostra Calabria, perché comunque è Gioia Tauro ma tutta la Calabria è bellissima, e quindi noi da lì, io personalmente ci tengo tantissimo a fare questa promozione di Gioia Tauro come un paese bello, un paese dove venire, un paese della buona cucina. Vi posso garantire che qui a Gioia Tauro si cucina e si mangia benissimo, e quindi vi invito ad assaggiare anche le nostre prelibatezze, come ad esempio la struncatura che è buonissima, qui viene cucinata in tutti i modi, e quindi invito tutte le persone a venire qui, ripeto, a trascorrere una giornata al mare, sia nella spiaggia libera sia nei lidi dove la gente preferisce venire, e soprattutto di assaggiare i nostri piatti. Ringraziamo quindi la dottoressa Carmen Moliterno, e per rimanere proprio in tema di cucine e di piatti andiamo a vedere che cosa ci sta preparando lo chef del posto dei Vulcano 20.20. Bene, andiamo a conoscere lo chef Michele, nonché titolare del Lido Vulcano 20.20. A me sorge spontanea una domanda: com'è nata questa passione per la cucina? Già da piccolo ho intrapreso questa strada, ho iniziato a lavorare già da quando avevo 15-16 anni, ho fatto la scuola alberghiera e poi ho girato un po' l'Italia. Bene, e adesso veramente possiamo dire che sei ritornato nella tua terra, sì, sì. Quindi non hai abbandonato la terra dove una nasce, e questi giovani ragazzi fanno imprenditoria scegliendo proprio di rimanere nella propria terra dove sono nati. Bene, ora per il piacere delle nostre telecamere, del nostro programma di Piacere e Sapori, tu ci cucinerai a 10 metri dal mare con questo incantevole panorama e con il mare alle nostre spalle e con i bagnanti che stanno facendo il bagno e che veramente invidiamo, Michele, poi ci andiamo anche noi. Che cosa ci preparerai? Oggi faremo due antipasti, uno crudo e uno cotto. Il crudo è la ventresca di tonno, e il cotto il polpo rosolato. Bene, cominciamo subito. Quali sono gli ingredienti? Ok, gli ingredienti sono appunto la ventresca di tonno che andremo a impiattare direttamente. Beh, dobbiamo anche ricordare che qua tutto il pescato, diciamo, del giorno, i nostri telespettatori, se vogliono venire a degustare questi piatti di pesce, rimarranno veramente soddisfatti. Un filo d'olio,
Che tipo di pesce è la ventresca? Tonno, è la parte della pancia, è leggermente più grassa. È più saporita. È più saporita anche. Intanto metto il polpo nella padella calda. Lo andiamo a rosolare? Rosolare, sì. Beh, anche il gusto di cucinare all'aperto dà un altro senso alla cucina, vero sì. Michele? Sì, sì, molto. Andiamo a mettere delle patate che per questioni di tempistica abbiamo già rosolato. Sono patate bollite, lessate, sì, esatto. Poi qui andiamo a mettere la cipolla a crudo, cipolla di Tropea. Del sedano, sbollentato. Che va a dare sia colore che sapore. Sì. Del topinambur per dare della croccantezza. E poi tutti e poi i profumi. La maggiorana, sì, un po' di profumi. Nel frattempo il nostro polpo sta rosolando e già si sprigiona il profumo. Poi andiamo a mettere del dressing di limone. Come viene fatto? Con del limone fresco, acqua, aceto e una grattata di limone fresco. E il piatto è completo. Si dice che si mangia prima con gli occhi e poi con il palato, ed effettivamente è vero. Sì, sì. Questo è uno dei vostri anche cavalli di battaglia che i clienti vostri gradiscono molto. Sì, sì. Cosa c'è in pentola? Della patata, una crema di patate affumicate. Io dico sempre che ancora le nostre telecamere di Piacere e Sapori non riescono a far sprigionare e a far venire i profumi anche nelle vostre case, quindi invitiamo solo a venire e a degustare questi piatti che Michele sta facendo, perché veramente con poco ma con dei gusti particolari si riescono a fare veramente dei piatti di mare veramente gradevoli e buoni sia a guardarli che al palato. Ok, ora andiamo a mettere della patata nel piatto. Questa serve un po' anche a decorare, vero, il piatto e nello stesso tempo a farlo degustare. Sì, anche da sapore perché è una patata che viene affumicata. Cioè, le patate arrostite. Poi andiamo a prendere del pomodoro confit rosso. Come l'abbiamo fatto? Questo al forno a 60 gradi per circa 4 ore con zucchero, sale e olio e qualche erbetta per dare profumo. La stessa cosa questo qui giallo. Ma che differenza c'è tra il rosso e il giallo? Oltre al colore, il sapore anche che è più dolce. Ultimamente sta andando molto questo ciliegino giallo. Sì, un po' per moda, un po' per... per colore. Per colore. E poi prendiamo la cipollina agrodolce. Che non può mancare mai nei piatti estivi, nei piatti di pesce. Esatto. È bello questo... questo piatto che è trasversale con tutti questi colori. Ecco il nostro polpo già bello e pronto. Ed ecco terminato il nostro piatto. Sì, manca ancora un po' di finocchietto fresco.
Questo è finocchietto selvatico. Il profumo è inconfondibile. Mettiamo per chiudere un po' di sale Maldon e olio. Finiamo con del buon olio. Ebbene, questo fa parte degli antipasti. Qui abbiamo un crudo, una ventresca di tonno e qui un cotto, un polpo rosolato. Bene, quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati. Bene Michele, adesso andiamo a realizzare un primo piatto. Sì, che cosa facciamo? Delle linguine con aglio, olio e ricci di mare. Andiamo a mettere un po' d'olio nella padella. Uno spicchio d'aglio schiacciato. C'è differenza quando si va a tritare l'aglio e quando si mette schiacciato, vero? Sì, certo, perché poi lo andremo a togliere l'aglio, quindi si sentirà solo il profumo. Nel frattempo c'è la nostra linguina che è messa a lessare. Quanti minuti deve stare? Circa 10 minuti e dopo la passiamo in padella e la finiamo di cuocere in padella. Nel frattempo aspettiamo anche l'aglio che rosoli, ma è difficile aprire i ricci di mare? No, difficile no, però ci vuole un po' d'attenzione. Oltretutto poi il frutto è poco, quindi per la realizzazione di questo piatto quanti ricci sono stati? Circa 3 ricci, 4 ricci, adesso non ricordo esattamente. Bene, che poi dopo gli ingredienti veramente sono pochi, perché dobbiamo andare a dare il gusto solamente a questo riccio che già di per sé è profumatissimo. Andiamo a mettere un po' d'acqua di cottura, facciamo un fondo. Ai bagnanti stiamo stuzzicando un pochino l'appetito, penso, sì. Visto che è ora di pranzo. Mettiamo l'aglio, andiamo a mettere le linguine. Bene, bene. Andiamo un po' a rosolarla. Sì. Mettiamo ancora un pochino d'acqua di cottura. Qual è il segreto di questo piatto? Che poi alla fine sono pochi, abbiamo detto, gli ingredienti. Sicuramente serve della pasta ottima di qualità in modo che rilasci amido e faccia... creare quella cremina, esatto. Vero? Io diciamo che sono anche una buona forchetta, vi posso dire che Michele abbiamo noi già degustato, sa cucinare veramente in maniera che fa leccare i baffi, ecco. Ricordo dove siamo, ci troviamo alla Marina di Gioia Tauro, dove alle nostre spalle abbiamo questo incantevole panorama, dove ci si può rilassare, prendere il sole, e noi stiamo cucinando, però tra poco anche noi, no Michele forse no, però io andrò a farmi un bel bagno perché qua in questo... Allora mi seguirà anche Michele, perché in questo incantevole location che è il Lido Vulcano 20.20 c'è solo da rilassarsi, divertirsi al momento giusto, però adesso io mi godrei un po' di serenità e di pace solo con lo scroscio dell'acqua. Nel frattempo le nostre linguine si stanno completando la cottura. Beh, il fatto stesso già di cucinare all'aperto è un'esperienza nuova anche per te Michele, vero? Visto che sei sempre dietro le cucine. Chiuso in cucina. Andiamo a mettere un pochino di pepe nero. Ecco, per le telecamere di Piacere e Sapori Michele ha fatto anche questo, si è trasferito dalle cucine all'aperto. Penso però che lo preferisca anche il fatto di stare... molto meglio qui fuori. E facciamo la proposta allora, ma tu sei anche uno dei titolari, che proposta dobbiamo fare Michele? Ok, la pasta è cotta, andiamo a spegnere, mettiamo un filo d'olio, del prezzemolo. E i ricci di mare. Quindi ricci di mare a crudo direttamente? Sì, perché se no rilasciano dell'amaro con il calore.
Attenzione. Sì, sì, mi sono allontanata. Si sta iniziando a creare la cremina che fa sì che raccolga tutti i sapori, i piaceri e i sapori, ecco. E adesso andiamo a impiattare. Spostiamo questo. Siamo accompagnati nel frattempo con il rumore e lo scrosciare delle onde che ci fa da accompagnamento. Andiamo a completare con questo sughetto. Beh, amici telespettatori, vi posso solo dire che si sente un profumo. Una grattata di limoni. Ed ecco il nostro primo bello e pronto. Quindi Michele, che rimane da dire? Che devono solo venire a degustarlo qua. Sì, vi aspettiamo qui per venire a trovarci. Bene, amici telespettatori, Michele, il titolare nonché lo chef di questa location Vulcano 20.20, ci ha deliziato con questi piatti. Andiamo di nuovo a ripetere cosa abbiamo realizzato. Un primo fatto con linguine, aglio, olio e ricci di mare, poi due antipasti che sono uno crudo, la ventresca di tonno carpacciata e un polpo rosolato con patata affumicata, pomodorini confit e cipolle in agrodolce. Naturalmente non troverete solo questo, ce n'è per tutti i gusti, sì, sì, e per tutti i palati, quindi non rimane altro che venire a degustare i piatti di Michele. Ma ora noi andiamo a parlare con l'altro titolare e scopriamo che cosa offre questo lido oltre alla buona cucina. Bene, ci troviamo insieme all'altro titolare di questa incantevole location che è Vulcano 20.20. Davide. Davide, come mai hai scelto di fare imprenditoria nella tua terra? Ho scelto di fare imprenditoria perché credo molto alle potenzialità di Gioia Tauro e quindi ci scommetto. Bene, che cosa offre il Vulcano 20.20? Iniziamo con la mattina, l'apertura alle 8 con una buona cornetteria, vista mare, poi per finire con aperitivi e la sera movida. Quindi tanto divertimento, tanto relax durante il giorno e tanto divertimento la sera per tutti i giovani. Sì. E ci sono eventi, visto che l'estate è proprio iniziata e quindi dà modo a tutti i giovani di divertirsi e di rilassarsi. Sì, eventi sì, le facciamo quasi circa 3 a settimana, però cerchiamo di puntare tutto il 10 agosto con tante sorprese e tante novità, ancora non dico nulla. Quindi non rimane altro che venire a trovarvi. Assolutamente. La tradizione della grande marineria italiana incontra le nuove tecnologie. 50 anni di esperienza nella progettazione e costruzione delle migliori imbarcazioni italiane ed internazionali. Tutto questo è Ranieri Cantieri Nautici. Ranieri Cantieri Nautici, solo il meglio per la navigazione. Vieni a trovarci e scopri i nostri servizi. Siamo in località Lampi, zona industriale Isca sullo Ionio, Catanzaro.
visita il nostro sito www.ranieriboat.it o chiamaci allo 0967 54 68 34 info@ranieriboat.it. Hai sentito la novità? Starbus ti porta all'università. Ogni settimana una navetta da e per l'Università di Cosenza. Una grande comodità per studiare e non aver pensieri di viaggio. Starbus è specializzata nei viaggi turistici e nel collegamento tra l'area metropolitana di Reggio Calabria con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, con navette H24 e con automezzi di ultimissima generazione dotati di ogni comfort. Dal 2013 Starbus, la grande azienda calabra, fiore all'occhiello in Italia e nel mondo. Per info contatta Starbus tutti i giorni, anche la domenica, allo 0966 37 10 39 o sul sito web www.star-bus.it. Sicurpiana SRL. Professionalità e tecnologia al servizio della tua sicurezza. Collega i tuoi beni e i tuoi cari alla centrale operativa H24 della Sicurpiana SRL. Personale qualificato interverrà immediatamente. Contattaci e insieme studieremo il servizio più adatto alle tue esigenze. Chiamaci gratis all'800 910 669. Invia le tue richieste a commerciale@sicurpiana.com. Collegati al nostro sito internet www.sicurpiana.com. Palazzo Tratais. Ricevimenti, convegni e meeting, banchetti di nozze, pedana sul mare. Palazzo Tratais, lungomare di Scilla, Reggio Calabria, www.tratais.it. Packaging amplia i suoi orizzonti anche in campo dolciario professionale, dando la possibilità a qualsiasi tipo di clientela, dai professionisti pasticceri alle casalinghe, di poter ideare e realizzare i propri dolci con tantissime decorazioni, teme ed accessori. Sito in via Nazionale 18, Gioia Tauro. Seguiteci sui social Facebook ed Instagram. D&D Carta. Per il giorno più bello della tua vita, Atelier Legato Alta Moda. Passione, estro ed eleganza, affinché il tuo sogno diventi realtà. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Viale Roccola Russa numero 8, Villa San Giovanni. Domenico Bonfiglio, parrucchiere, via Garibaldi 28 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Telefono 0965 79 54 12.
D&D Carta, leader nel settore del packaging, amplia i suoi orizzonti anche in campo dolciario professionale, dando la possibilità a qualsiasi tipo di clientela, dai professionisti pasticceri alle casalinghe, di poter ideare e realizzare i propri dolci con tantissime decorazioni, temi ed accessori. Sito in via Nazionale 18, Gioia Tauro. Seguiteci sui social Facebook ed Instagram. D&D Carta. MZ Marmi di Massimo Zavaglia nasce nel 1994 dalla consolidata esperienza dell'attività di famiglia. Massimo Zavaglia consolida l'azienda acquisendo nuove tecnologie con tecniche di lavorazione innovative che garantiscono un'alta resa della qualità in tempi brevi. MZ Marmi si occupa della lavorazione di marmi e graniti, da sempre considerati materiali pregiati per l'arredamento della propria casa, per i rivestimenti dei bagni, pavimenti e scale. Produce inoltre originali rivestimenti di caminetti realizzati su misura in base alle esigenze del cliente. MZ Marmi mette a disposizione del cliente la propria pluriennale esperienza nel settore per un prodotto di alta qualità sempre diverso e unico. MZ Marmi si trova in corso Francesco Sofia Alessio 13 a Taurianova. Telefono 0966 61 1080. Sito internet mzmarmi.it. Pizzeria Pinzeria Number One da Lorenzo, il laboratorio del gusto, via Bari, Rende, telefono 0984 78 90 87. Vieni a trovarci, siamo aperti anche a pranzo, chiuso il mercoledì. Questo programma è stato offerto da Sapori Antichi, Calabria Food Porn, Olio Fabiano, Liquorificio Qualitali, Azienda Vinicola Spadafora, La Pinsa di Lorenzo, Picche, Piccante Calabrese, Caffè Aiello, Caseificio Presila. Benvenuti amici telespettatori a questa nostra rubrica In cucina c'è fortuna, realizzata e prodotta dalla Graziano Tomarchio TV, visibile in tutta la Calabria e in tutta la Sicilia. Ricordiamo anche le emittenti dove viene trasmessa: canale 13 Calabria TV, canale 16 Telespazio TV e poi la TV del gusto canale 114. A condurla è la vostra Dominga Pizzi, ma io dico sempre in tutte le puntate che il pilastro portante di In cucina c'è fortuna è Lorenzo Fortuna, che vediamo questa volta che cosa ci prepara, che cosa bolle in pentola. Bentornato Lorenzo. Grazie, benvenuti a voi. Beh, oggi andiamo un po' dalle vostre parti, andiamo ad usare la strungatura, che è un piatto tipico della gioia della piana di Gioia Tauro. Intanto ti dico, la caliamo subito perché la cottura è lunghissima, a 16 minuti di cottura, in modo che quando facciamo le altre preparazioni nel frattempo possiamo tranquillamente parlare. Ok. Ricordiamo che questo piatto era ai tempi, diciamo, dell'antichità un piatto povero prevalentemente e poco conosciuto. Adesso invece è un piatto veramente ricercato, un piatto della tradizione che ha una ricetta anche come base. Però il nostro Lorenzo Fortuna ha creato una sua ricetta, ha fatto una sua ricetta, perché la ricetta base di questa struncatura com'è? Allora, nelle vostre zone, diciamo, viene o veniva servita come tradizione con un aglio, olio, peperoncino, una mollica profumata con le acciughe. Al posto del formaggio, perché diciamo, prima non si aveva
non tutti avevano il formaggio, al posto del formaggio adoperavano questa mollica poi profumata, passata anche nel padellino, giusto? Esatto, tostata, sì. Io l'ho un attimino rivisitata a modo mio e la faccio con del datterino, della cipolla di Tropea, dei bocconcini di baccalà e del pistacchio. Del pistacchio, questa diciamo mi piace l'accostamento, ma il pistacchio come mai, Lorenzo? Niente, questo il pistacchio diciamo che oggi c'è la moda, no? È iniziato dalle pizze, dal mondo della pizzeria con la classica mortadella e pistacchio. Poi nella ristorazione è andato per molti anni il gambero e pistacchio tantissimo e io ho pensato di farci il baccalà. Benissimo, okay. Ma oltretutto Lorenzo si diletta anche perché l'altra volta nella puntata precedente abbiamo adoperato anche il filetto in una delle puntate precedenti, il filetto con gherigli di noce, quindi lui dovete sapere che li ama questi accostamenti e che devo dire che hanno veramente un risvolto positivo. Quindi stiamo adoperando anche la nostra cipolla di Tropea. Esatto. E iniziamo a prepararci la nostra salsa, diciamo. Nel frattempo la pasta è in cottura. La preparazione di questo piatto diciamo è un pochino più complessa, nel senso che ha bisogno, per come la preparo io, di più fasi. Una prima fase appunto dove utilizziamo la cipolla, un trito di cipolla naturalmente, con il baccalà. Il baccalà è a crudo o sbollentato? Questo qui è a crudo, lo andiamo un attimino a fermare in olio e cipolla, dopodiché viene tolto e nella stessa padella con le acque che sprigiona il baccalà gli andiamo a far appassire il pomodorino, dopodiché uniamo il tutto, la strungatura viene finita di cuocere poi gli ultimi 4-5 minuti all'interno della salsina e poi alla fine andiamo ad aggiungere il pistacchio, non lo facciamo cuocere prima perché comunque è un prodotto che contiene olio d'oliva già all'interno, quindi farlo cuocere sarebbe non bello, insomma. Non bello, giusto. E come potete notare, anche stavolta non sporcheremo molto, perché comunque ci serviranno solo la casseruola per l'acqua, con l'acqua di cottura per cuocere la nostra struncatura, però la nostra padella che andremo più volte a riutilizzare, anche perché incorpora tutti i profumi e gli odori che ci sono, compreso l'olio. Ecco, adesso stiamo mettendo il nostro baccalà, che andiamo a fermare un po' come cottura, quindi a tostare. Il nostro Lorenzo ci diletta spadellando. È bella questa cosa dello spadellare, Lorenzo. A me piace, io non sarei capace. Io purtroppo penso che cadrebbe tutto fuori, però ognuno col proprio lavoro. Io penso che qualche volta Lorenzo mi metterà alle strette e mi farà fare qualcosa. Promesso per la prossima puntata. Ah, abbiamo, ecco, lo sapevo io. Io l'ho detto tanto per dire, Lorenzo. Il nostro effetto flambè che si viene a creare. Diciamo che il baccalà è un pesce che, essendo già in salamoia prima, no, non ha bisogno di molta cottura, quindi giusto il tempo di raffermarlo, anche se no la cipolla andrebbe a quindi diventare come nera. Sale, non mettiamo sale in questo primo momento. Assolutamente no, perché è dissalato, quindi già c'è la parte di sapidità che rimane. Molto gustoso il baccalà. Assolutamente sì. Una volta anche questo poco cucinato e invece adesso di nuovo si vengono a creare degli accostamenti con dei piatti molto gustosi, molto particolari e molto nutrienti. E qui nello stesso olio andiamo a far appassire un attimino il... Così non sporchiamo nulla. Il datterino. Si va a prendere il sapore anche del baccalà, il nostro pomodorino. Un pochino, qui... un pizzichino di sale, ma leggero. Qui lo mettiamo il un pochino di sale. Ecco qua. Nel frattempo la nostra struncatura si sta cucinando. Qui non riesco a farvi sentire questi profumi e queste fragranze che vengono sprigionate, anche perché con il baccalà devo dire che hanno un sapore, nonostante non ci sia. Però è rimasto quel pochino, si sente, Lorenzo. Si sente com'è? Si sente com'è, si sente buono. A questo punto andiamo a mettere ogni volta un mestolino di acqua di cottura. Ecco qua. Nella TV del gusto noi abbiamo proprio durante il periodo che si va a pranzare.
Quindi di conseguenza dovete sapere, amici telespettatori, che qua la fame viene, è normale, perché sentendo tutti questi profumi, questi sapori che il nostro Lorenzo nella rubrica In cucina ce vo' fortuna, veramente è quasi orario di pranzare e qua viene fame, Lorenzo. A posto, a questo punto diciamo la salsa è pronta, ora aspettiamo. Siamo preparato. Naturalmente i tempi tecnici di cottura della strungatura, che ci siamo quasi. Ma alla fine è veloce comunque, sì, come è piatto, è giusto il tempo della cottura. 12-13 minuti a secondo poi del tipo di strungatura, questa qui ripeto sono 15-16 minuti. Perché è più corposa questo tipo di pasta, quindi è più ruvida, esatto, più ruvida, sì. E di conseguenza necessita un po' più di cottura. Basta organizzarsi, metterla prima, nel frattempo si deve togliere un 5 minuti prima, 4-5 abbiamo detto, per esatto, poter... facciamo finire di cuocere diciamo all'interno della salsina, in modo che anche rilascia lei i sapori particolari, perché è fatta con farro anche. Con più grani, quindi ha Il farro ha un sapore diverso, diciamo, quindi me lo rilascia all'interno... E oltretutto si piglia del sapore anche del pomodorino e del baccalà. Naturalmente la cottura viene si consiglia sempre un pochino al dente. Ecco. Quando la mettiamo lì dentro deve essere diciamo poco più di metà cottura e gli ultimi 4-5 minuti la facciamo finire lì in padella. Perché questo è anche il trucco, qualsiasi tipo di pasta che possa andare dalla struncatura, dal semplice spaghetto, dalla pasta corta, conviene toglierlo sempre un po' prima, così si mantiene al dente, esatto. E si può tranquillamente... E ci lascia la cremina. Ci lascia la cremina. Questa cremina è diventata famosa, non sappiamo perché, Lorenzo. Noi due sappiamo. Ecco qua la nostra struncatura, già quasi pronta. Diciamo che noi con queste ricette stiamo un po' spaziando, Lorenzo, ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutti i sapori, per tutti i palati. Assolutamente sì. Proprio ieri sera hanno festeggiato qui da me nel ristorante una laurea. Sì. E questo qua è stato il primo piatto che hanno scelto, essendo gente di Cosenza comunque, della provincia di Cosenza. Hanno voluto provare questo piatto che propongo io nel mio ristorante di solito ed è stato gradito, molto gradito, anche dalle persone più avanti in età, diciamo. Magari non lo conoscevano, disconoscevano questo tipo di pasta, mentre da noi viene molto conosciuto nell'Interland Regina e non solo, che è della zona della piana di Gioia Tauro. Sì. Quindi abbiamo questi sapori che vanno un poco a spaziare. Esatto, veramente qua, per tutti, rustico, per tutti pasta. I gusti, con le nostre ricette, con il nostro Lorenzo, veramente cerchiamo di accontentare a tutti. Però Lorenzo, sai cosa mi sta venendo in mente? Magari c'è qualcuno che non sa cucinare qualcosa, possiamo anche lanciare questo messaggio di certo. Che cosa magari non sa cucinare una determinata pietanza, come cucinarla. Mandate il messaggio sempre tramite WhatsApp e Lorenzo sarà a vostra completa disposizione. Per quello che è nelle nostre possibilità, perché c'è sempre da imparare, non possiamo sapere tutto, possiamo dare dei consigli per come naturalmente cucinare qualsiasi cosa ci venga che chiesto. Che magari una non riesce a cucinare, non si sente sicura, e invece il nostro Lorenzo sicuramente, perché dovete sapere che Lorenzo è una persona molto umile professionalmente, ma qualsiasi piatto lo si metta a fare, vi posso dire che realizza questo e altro. Grazie. Non perché conduco insieme a un pilastro importante nel suo settore, veramente è una persona eccezionale. Aggiungiamo un po' di prezzemolino. Che a me piace, che dà colore. Esatto, e non solo colore. Rosso e sapore, rosso, verde, quasi quasi la bandiera italiana stiamo guardando, no? Esatto, esatto. E dopodiché, quando siamo quasi a cottura ultimata, andiamo ad aggiungere qualche pezzetto di baccalà, lasciandocene sempre qualcuno da mettere su per decorazione. Ed ecco qua che iniziano a sprigionarsi tutti i profumi e i sapori.
Lorenzo, fammi fare tutto quello che vuoi, se vuoi che ti aiuti, ma non mi fare spadellare perché rischiamo di buttare tutto. Tutto fuori questo. Diciamo che questo è il momento per aggiungere il nostro pistacchio. La nostra crema di pistacchio. Che bontà. Ok, ci prepariamo gli spazi per impiattare. Veramente questi sono questa cremina, ma questi veramente sono dei sapori di una volta, di questi sapori che si vanno un pochino a ritornare in vita, perché anche il baccalà magari prima veniva usato più spesso, ecco, adesso si sta iniziando di nuovo ad adoperare, ad assaporare, perché non tutti lo sanno cucinare, dobbiamo ma anche dire prima questo. Era considerata come tante cose oggi, no? Era considerata la cucina dei poveri. Oggi invece il baccalà inizia... Ah, diciamo anche come costi è diverso. Ci sono diversi lievitare. Tipi di baccalà. Io in alcuni periodi, quando ho diciamo delle richieste particolari, ritiro baccalà che arrivo a pagare anche a 30-35 euro al chilo. Quindi possiamo notare la qualità. Ricordiamo sempre che nella nostra rubrica vengono adoperati prodotti di prima qualità e noi consigliamo anche a casa stessa di adoperare prodotti di prima qualità affinché il buon piatto abbia una buona riuscita. Che cremina fenomenale, a qualcuno sarebbe piaciuta. Direi proprio di sì. No, ma secondo me, siccome piace particolar modo la struncatura, lo vogliamo salutare, Lorenzo? Certo, Graziano, ora ti faccio il regalo. Ma lui questo sta aspettando, visto anche l'orario. Che bontà, veramente. Questa cremina che si va a creare, questo è un piatto che va consumato anche subito, caldo, perché si va a incorporare tutti i profumi, i sapori, e non bisogna lasciar raffreddare, vero Lorenzo? E gli diamo anche il colore, vedi? Diverso del baccalà, perché ne abbiamo lasciato un po' da aggiungere, che va a fare contrasto. Va a colorare. A me i colori nei piatti mi piace, Lorenzo, sono veramente... E poi mettiamo un po' di granellina per dare una nota anche croccante. E lo mettiamo al posto della mollica, ecco, questa è la nostra mollica, diciamo anche... Mollica di pistacchio, granella, della tradizionale ricetta. E il piatto è finito. E il piatto è bello e pronto. E andiamo subito, perché sono pronti subito, a prendere carta e penna, chi ci sta seguendo da casa, a dire che cosa abbiamo realizzato e quali ingredienti abbiamo adoperato. Allora, abbiamo fatto questa struncatura tipica della Piana di Gioia con baccalà, pomodorino datterino e pistacchio. E granella. La cottura è veloce, la realizzazione è veloce, basta mettere la pasta anzitempo, esatto. Quindi, e poi dopo il tutto in pochi minuti si va a realizzare. E anche questa volta, cari amici telespettatori, andiamo a stupire i nostri ospiti, i nostri commensali. Cos'altro dobbiamo dire, Lorenzo? Ma un saluto ai nostri sponsor, che sono Antichi Sapori, Cantine Spadafora, Calabria Food Porn, il grande Vladi e Olio Fabiano. Bene. E ora non deve mancare la nostra tradizionale ricettina della pinza. Esatto, allora abbiamo le nostre pinze, che ce ne sono due per ogni confezione. Ricordiamo che non facciamo solamente la classica bianca, ma facciamo anche la versione multicereali, curcume, zenzero e zafferano in questo momento. E prossimamente abbiamo detto anche Sì. Prima, come finisce, diciamo, la stagione estiva, inizieremo poi a produrre un'altra base con cacao e nocciola. Sicuramente sarà prediletta anche dai bambini, dai ragazzi e da chi predilige il dolce, anche perché ci saranno accostamenti diversi che non sveleremo adesso. Assolutamente. Assolutissimamente. No. Naturalmente oggi diamo una ricetta classica, visto che abbiamo parlato di pistacchio e mortadella prima, oggi la usiamo sulla nostra pizza. Facciamo la base con la mozzarella, mettiamo in forno 5 minuti sulla griglia, ricordo, non sulla teglia, rigorosamente in uscita. Mettiamo delle fettine di mortadella,
della granella di pistacchio se non abbiamo il pesto, se non mettiamo il pesto, e poi facciamo una bella colata di burrata. E da noi questa pizza è Sensation 2.0, la trovate sul nostro menu. Meno male che era semplice, Lorenzo. Semplicissimo. Meno male che era semplice, ma sicuramente semplice, come dice il nostro Lorenzo, ma gustosissima. Bene, siamo arrivati a fine puntata. Anche questa volta spero che vi abbiamo deliziato con questo nostro piatto da poter realizzare anche voi. Ricordiamo sempre che potete sempre, con il numero sopra impressione tramite WhatsApp, contattarci per qualsiasi cosa, anche per un consiglio di cosa cucinare, perché Lorenzo è a vostra completa disposizione. Invece per le casalinghe, se proprio voi, sì, proprio voi che mi state seguendo, volete essere protagoniste per un giorno di una vostra ricetta da poter realizzare, non rimane che mandarle e noi metteremo il nome, magari ci mandate anche una vostra foto e noi saremo ben contenti di rendervi protagonisti per un giorno. E poi anche i colleghi professionisti, cuochi, chef, dove il nostro Lorenzo Fortuna mette a disposizione la propria cucina, la propria professionalità, e si va a interagire, a scambiarsi, a confrontarsi. Assolutamente. Tutto quello che ognuno può e vuole realizzare. Assolutamente. Bene, Lorenzo, non rimane altro che dare l'appuntamento alla prossima. Non sappiamo cosa ci realizzerà, ma vi dico solo di seguirci. Un abbraccio e un saluto dalla vostra Dominga Pizzi. Ciao, alla prossima ricetta, e Dominga metterà le mani in pasta. Che Dio ce la mandi buona.